Benvenuti, aspettate, stavo girando troppo. Benvenuti in un nuovo video. Quest'oggi torno con un video a tema preferiti del periodo. Spero che la cosa vi faccia piacere. Come potete notare, sto tornando con dei video sempre più vari qui sul canale. Abbiamo dato via così a un varietà senza neanche accorgercene, in modo da poter accontentare un po' tutto il pubblico, un po' tutti voi. Spero che la cosa vi faccia piacere. Quindi, sedetevi come al solito, sapete che io sono una chiacchierona, mettetevi comodi. Prima di iniziare lasciate un pollice in su per sostenere questo video e iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritti. Detto questo, iniziamo! Iniziamo con il primo prodotto di cui vi avevo già parlato un pochino nel video sui prodotti indispensabili per quando si viaggia. Se non l'avete visto, guardatelo, che è un video un po' diverso dal solito, ve lo lascio linkato qui sopra. Ed era un prodotto per la skincare di Clinique, ossia la Moisture Surge 72 ore Auto Replenishing, questa qui. Come potete vedere è praticamente finita, è diventata di diritto il mio prodotto preferito per il viso, perché quando sono stata negli Stati Uniti ho dovuto fare una sorta di scelta, non potevo portare mille cose, ho portato questa perché viene proprio pubblicizzata, viene descritta come un prodotto multitasking, e in effetti lo è a tutti gli effetti, perché spesso mi chiedete prodotti adatti a qualsiasi tipo di pelle, pelli giovani, pelli un po' più grasse, un po' più impure, un po' insomma con diverse problematiche, e questa crema è l'ideale per tutti tipi di pelle, anche per le giovanissime. Io mi trovo benissimo anche per la consistenza, perché è molto fresca, è molto leggera, dà subito un effetto rimpolpante perché contiene la caffeina, ma allo stesso tempo è idratante. Infatti il sistema di cui vi parlavo, l'auto replenishing, è un sistema per il quale la pelle continua a essere idratata, si auto idrata fino a 72 ore, anche se voi magari siete fuori, siete truccate, vi sciacquate il viso oppure sudate. È proprio la formulazione nuova di questo prodotto, che in realtà il packaging non vi sembrerà nulla di nuovo perché era già presente sul mercato. È proprio l'innovazione di questo nuovo meccanismo, e essendo multitasking voi la potete usare sia la sera che la mattina, sopra il make up se magari avete una zona particolarmente secca. Io, come vi raccontavo nell'altro video, non ho messo la crema protettiva, e quindi sono uscita, sono andata in spiaggia e mi sono mi sono scottata mentre arrivavo in spiaggia, quindi neanche in spiaggia, sia io che mio fratello eravamo tutti rossi, lui addirittura lo era sulle orecchie, io lo ero sul naso, quindi mi truccavo e poi avevo questo naso screpolatissimo, orribile da vedere, cioè sembrava, non so, se muovevo un po' la testa sembrava Natale, che scendeva la neve dal naso, bruttissimo. E quindi mettevo la crema sopra, la mettevo anche sulle lunghezze dei capelli. È veramente multitasking come prodotto, e quindi mi sento di consigliarvelo proprio perché molti di voi sono giovani e non hanno né voglia né tempo, ma anche magari economicamente la disponibilità, perché io so cosa vuol dire insomma studiare e doversi magari mantenere con lavoretti e via dicendo, di spendere tanti soldi in cose differenti. Questo prodotto è, secondo me, ha un buon rapporto anche qualità-prezzo. La confezione da 30 ml costa 19,50 euro, mentre invece quella da 50 ml ne costa 32,50. Quindi secondo me è un prezzo ragionevole, appunto, anche dal punto di vista dell'utilità del prodotto in sé. Quindi compro un prodotto che diventa il mio alleato per tante cose e non solamente la semplice, tra virgolette, crema viso. Quindi questo prodotto per me bellissimo, infatti sono triste che sta per finire e devo fare scorta velocemente. Continuiamo con il beauty e mi avvicino perché vi voglio far vedere il mascara che sto amando, che sto usando tantissimo e che anche quando faccio stories su Instagram spopola, perché mi riempite di messaggi in direct dove volete sapere appunto la marca di questo mascara in questione. Allora, è un po' una combinazione, nel senso che il mascara in questione è questo. Ed è il Ciglia Sensazionali di Maybelline, questo qui nuovo nella confezione nera, che è, ragazze, fuori di testa questo mascara, veramente stupendo. Vi faccio vedere lo scovolino. Questo già da solo fa un piccolo miracolo, e quindi questo top. In alternativa, cioè non in alternativa, anche in aggiunta, in alternativa e o in aggiunta, c'è questo qui, che è di L'Oreal, ed è il Paradise. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Perfetto, questo qui. Allora, questo è finito, ma ha uno scovolino talmente bello che io, per dare ancora un po' più di volume e di armonia alle ciglia, cioè, il tubetto vedete non fa neanche, non, cioè, non fa un rumore per far capire che è finito, però questo scovolino è talmente particolare,
è diverso perché non è sintetico come l'altro, che mi riesce a prendere tutte le ciglia e dare un effetto un po' più armonioso rispetto all'effetto molto aggressivo del ciglia sensazionali. Un altro prodotto di cui non vi ho mai parlato qui sul canale, non di questo prodotto ma proprio della categoria del prodotto, ossia i profumi, non ve ne ho mai parlato perché non sono una ragazza che è diventata matta per i profumi, cioè mi piacciono però non mi fanno impazzire, anche perché forse sarà che quando sono troppo intensi o troppo forti mi viene automaticamente il mal di testa. Questo profumo invece mi piace tantissimo e nonostante appunto sia un profumo che si sente, io lo adoro e lo sto usando tantissimo. Questa qua è la versione più piccolina, che è anche comoda da viaggio, ed è di Gucci. Questo qui è il Guilty, dovrebbe essere Gucci Guilty Absolute. È buonissimo, ragazze, e me l'avevano, vedete, è grande, tipo la metà della mia mano. L'avevo sentito in boutique perché ero andata da Gucci per provare la cintura, che poi non c'era la mia taglia, quindi niente. Però poi alla fine mi avevano dato un braccialettino con questo profumo e mi era rimasto tutto il giorno il profumo addosso, insomma, buono. Se vi capita, andate ad annusarlo. Altro prodotto sempre beauty è di Max Factor ed è di qualche tempo fa, vedete che mi hanno anche fatto incidere le mie iniziali sopra. Io vi giuro mi sento veramente ganzissima, cioè la più bella del mondo quando tiro fuori dalla mia borsa il fondotinta per i ritocchi con le mie iniziali, cioè, molto carina questa cosa devo dire. Ed è il Face Infinity Compact Foundation 002 Ivory con SPF 20 ed è comodissimo perché adesso che inizia a far caldo sfido tutti voi a spiaccicarvi sulla faccia il fondotinta liquido, cioè a me mi viene male solo al pensiero e non ho neanche voglia proprio, e quindi questo qui è comodissimo perché è compatto, beh ovviamente sembra un colore chiarissimo, è chiaro perché sono bianca come poche, però adesso che magari c'è un po' più di sole, di caldo, un pochino di interella l'ho presa, ha la sua spugnetta, quindi io tranquillamente anche quando devo ritoccare un pochino la zona del contorno occhi perché sudo e via dicendo, ed è comodo perché sta in borsetta, quindi questo top, pure questo. Insomma, è il video dei preferiti, non potrò mica farvi vedere cose che non mi piacciono, no? Passiamo a parlare di cose serie. Io non trovo pace, cioè mi si sta girando la sedia da sola, Non so, vuoi fare un giro in aria come i bambini? Va bene, facciamo un giro come i bambini. Evviva! Bello! Così avete visto anche il disastro che c'è dietro. Allora, parlando di cose... Sì, per adesso basta, Gioco è bello finché è corto. Finché dura poco, come si dice. Allora, mi sono appassionata a una serie TV. Ed è tornato il mio amore per le serie TV, perché sono un po' in crisi dai libri e quindi sono tornata appunto nella mia adolescenza in cui guardavo serie TV a profusione, e la serie TV che sto guardando e che sto amando si chiama Rain. L'ho vista perché non mi ricordo se era... non mi ricordo chi era la ragazza, comunque una ragazza che seguo su Instagram aveva messo tipo uno stories di un momento cruciale di questa serie TV, per fortuna non mi sono fatta spoiler, e da lì ho iniziato a guardarla su Netflix, mi sono abbonata, cioè il primo mese gratuito, poi insomma ci toccherà pagare, però giusto così, e ho guardato quasi tutta la prima stagione, sono tipo all'episodio 12, e devo dire che c'è una ship interessante. Voi da che parte state? Perché a me piace sia Francis che Sebastian. Anzi, devo dire che forse un debolino ce l'ho, come sempre, per il bad boy, quindi ce l'ho per Sebastian. Anche se devo dire, ci sto capendo poco, ma mi hanno avvertito, cioè mi hanno detto, Ilaria, preparati. E gli ho detto, perché? Perché mi devo preparare? Si piange. E poi Mary non è che sia proprio una santarella. Lo scopriremo. Però devo dire che mi piace perché... mi piacciono tantissimo le serie TV storiche con un po' di mistero, intrighi così, e poi ci sono delle canzoni moderne, quindi è un po' un telefilm, sì, datato, nel senso, non datato che è datato il telefilm storico, ma con delle accezioni moderne che mi piacciono davvero tanto. Arriviamo alle canzoni. Allora, il mio amatissimo Shawn Mendes è uscito con ben due nuovi singoli. E i due nuovi singoli di Shawn Mendes ora ve li farò sentire. Allora, diciamo che tra i due preferisco decisamente Lost in Japan. Però è uscito anche con In My Blood. È uscito prima con In My Blood e poi Lost in Japan. Get you off my mind. Let's get lost tonight. Let's get lost tonight. Bene, poi questa sicuramente è quella che preferisco di più.
Poi, un'altra canzone che mi sta piacendo tanto, 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 è questa qui, che si chiama These Days, di Jess Glynn e Macklemore. Versione che mi piace tantissimo e sto ascoltando un casino, devo andare veloce perché questo video viene troppo lungo, e si chiama I Try ed è la versione di Jasmine Thompson. I try to say goodbye and I choke, I try to walk away and I stumble, though I try to hide it, it's real, my world crumbles when you are not here, goodbye and I choke, try to walk away and I'll stumble, though I try to hide it, it's real, my world crumbles when you are not here. L'ultima, giuro l'ultima, che poi non sono canzoni necessariamente uscite adesso, ma io le sto ascoltando adesso, è Home to Mama di Justin Bieber. Sì, ascolto Justin Bieber. Let you meet my friends, 'cause you don't come with drama. Someone wants you till the world ends. You ain't moving worth it, but I don't feel like I deserve it. Abbiamo finito anche con le canzoni, non dilunghiamoci troppo perché non vorrei mai che poi YouTube bloccasse il video. Non vi avevo ancora parlato del mio libro preferito, avete ragione, pensavate che mi fossi dimenticata, non mi sono dimenticata. È che recentemente ho fatto un video con le mie letture preferite e ce ne sono state diverse. Quindi siccome sono ancora in fase sblocchiamo questo blocco del lettore, ditemi come si fa. Voi volete il video da me, ma io voglio un video da voi o dei consigli, lasciatemeli nei commenti. Comunque i libri che mi sono piaciuti di più, e poi vi rimando al video in cui ne parlo nello specifico, se no facciamo notte, sono L'amore è una sfida meravigliosa della Van Dyken, questo qui carino 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 carino, recuperate anche il primo di questo, e della Brittany Cherry, Hai bussato al mio cuore, questo qui è edito Newton Compton, mentre invece questo è della casa editrice Nord. Questi sono molto molto carini, devo dire, se cercate delle letture belle, quello della Van Dyken più soft, devo dire, quest'altro un po' più pesantuccio, ma belli ugualmente. Ho ancora 3 prodotti da mostrarvi. Il primo, non aprirò questo prodotto, però è il Bite. Recentemente, no, non è vero, è ormai qualche mese che utilizzo il Bite, ma volevo aspettare a parlarvene perché comunque è una cosa, insomma, da provare un po', non è... Tanto vi faccio spoiler dell'altro prodotto preferito di cui volevo parlare, mi copro. Il Bite è una cosa che io ho voluto fare perché purtroppo iniziavo ad avere veramente problemi di sonno disturbato. Faccio ridere, lo so. Di sonno disturbato perché continuavo a digrignare i denti, mi rigiravo, contraevo la mascella, quindi mi svegliavo col torcicollo, il mal di testa, un casino della Madonna. Quindi ho deciso di fare il Bite. Vi lascio il posto dove l'ho fatto io, mi sono trovata benissimo. Il mio Bite è trasparente e mi avevano avvertito del fatto che si sarebbe potuto un po' ingiallire. In effetti si è un po' ingiallito da quando l'ho preso, non è più trasparente come prima. Ecco perché mi vergogno a farmelo vedere, sembra tipo la dentiera. Però mi aiuta tantissimo, io lo tengo solo a dormire adesso, prima lo tenevo anche un po' di giorno perché a lavorare avevo difficoltà anche a lavorare, invece adesso lo tengo solo di notte e non è un problema per me il fatto che si sia ingiallito, perché prima di tutto quando sono in giro non mi tengo il Bite, primo, perché non è che mi serva per addrizzare i denti, per grazia del cielo sono dritti, mi serve solo la notte. Nel caso in cui voi vogliate mettere un Bite o magari qualcosa di fisso, cioè di fisso nel senso che dovete portarlo anche di giorno, valutate anche le cose colorate, insomma ormai siamo tutti strani, ci si veste tutti strani se anche portiamo il Bite fucsia, che ci frega. A proposito di fucsia, ho scoperto il mio amore per i foulard. Questo foulard di seta è di Moschino, io lo adoro, mi piace tantissimo e ho scoperto anche che posso utilizzare il foulard in molti modi. Cioè, così, classico, però gli altri modi non ve li svelo. Perché ci sono tanti modi per usare i foulard, tanti tanti tanti, tipo così, metterlo in testa in maniera decente però non come sta facendo la Rodella, oppure metterlo come cintura, come borsa, insomma
Ci sono tanti tanti modi per utilizzare un foulard e se vi fa piacere vi farò un video in proposito. L'ultimo prodotto, sempre di Moschino, che ho usato tantissimo e che sto usando tantissimo, è questa borsa, che è piccola piccola, vedete? E ha il portamonete che si stacca, potete agganciarvelo dove vi è più comodo. E l'ho usata tantissimo in America e ho messo a volte anche il foulardino qui perché era sempre di Moschino. Bene, dopo essermi fatta vedere come se fossi un uovo di Pasqua, direi che questo video può giungere al termine. Io spero tanto che vi sia piaciuto, fatemelo sapere nei commenti, fatemi sapere quali, insomma, se avete dei pareri sulle cose che vi ho mostrato o se avete delle ulteriori domande su ciò che vi ho mostrato io, sono ben felice di rispondere. E date un occhio sempre comunque all'info box e alla mia pagina Instagram, dove non potrete annoiarvi perché io tutti i giorni vi tengo compagnia.